Probabilmente dal punto di vista dell'ingaggio qualcosa avrà rinunciato per venire a Napoli. Sì, perdi qualcosa in ingaggio, però io penso che lui a Napoli sia venuto per giocare, perché ricordiamo che McTominay allo United era una riserva. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi siamo qui riuniti per scoprire, per studiare, per conoscere Scott McTominay, il sesto colpo ufficiale in entrata del Napoli nella sessione di mercato estivo 2024. E quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andiamo a scoprire un po' questo calciatore che, vi avviso ragazzi, è quello che ci mancava a centrocampo. Eccoci qui signori, Scott McTominay. Andiamo e partiamo ovviamente dalle info base. Ok, parliamo di un calciatore classe 96, 27 anni, quindi anche lui calciatore che si trova, diciamo, nel pieno della sua carriera, un giocatore fatto e finito. Lui è nato in Inghilterra, più precisamente a Lancaster, però ha anche la nazionalità scozzese. Vi ricordo che Inghilterra e Scozia non sono più considerati paesi extracomunitari, quindi McTominay non andrà a occupare uno slot extra UE. Altezza 1,91 m, quindi un altro calciatore che dal punto di vista dei centimetri molto presente, molto importante. Posizione centrocampista, piede destro, valore di mercato 32 milioni. E diciamo che il Napoli lo ha pagato per quello che vale, perché sentendo Fabrizio Romano, il Napoli ha speso 30 milioni più una clausola di rivendita. Per quanto riguarda invece le cifre del contratto, McTominay dovrebbe andare a guadagnare 3 milioni netti a stagione per 4 anni. Ha fatto quindi un quadriennale che lo legherà al Napoli potenzialmente fine 31 anni. Probabilmente dal punto di vista dell'ingaggio qualcosa avrà rinunciato per venire a Napoli, però probabilmente ragazzi, sì, perdi qualcosa in ingaggio, però io penso che lui a Napoli sia venuto per giocare, perché ricordiamo che McTominay allo United era una riserva. Caratteristiche. Allora, ragazzi, McTominay è il centrocampista che mancava al Napoli. È quel giocatore con le caratteristiche che attualmente nel centrocampo del Napoli non ci sono. Principalmente stiamo parlando di un giocatore totale, completo, perché ha le doti, diciamo, dell'interdizione, è bravo nel recupero palla, nei contrasti e nel posizionamento difensivo, quindi ha le caratteristiche basi, diciamo, di un centrocampista con attitudini difensive, ma è anche un giocatore con caratteristiche offensive, capacità di inserimento in fase offensiva. Lui in passato è stato schierato anche attaccante, lui nasce come attaccante, poi pian piano con l'avanzare della carriera lui viene arretrato sempre di più fino ad arrivare a centrocampo. Addirittura in nazionale è stato impiegato come centrale di una difesa a 3. Quindi, ragazzi, se teniamo conto anche della sua altezza e quindi della sua pericolosità sul gioco aereo, siamo di fronte a un giocatore totale. È bravo a fare un po' tutto, di conseguenza, quindi siamo di fronte a un giocatore anche molto versatile, che puoi metterlo un po' ovunque. Rendimento in campionato. Allora, lui in carriera ha giocato soltanto in una squadra, il Manchester United. È uscito fuori dalla primavera, chiamiamola così, del Manchester United. Esordisce in prima squadra grazie a Mourinho nella stagione 16-17, colleziona però solo due presenze. Le presenze man mano vanno a migliorare fino ad arrivare alla stagione 19-20, dove possiamo un po' considerarlo un giocatore che entra abbastanza bene nelle rotazioni della squadra. Fa anche 4 gol in quella stagione con un assist. Nella stagione successiva, la 2021, 32 presenze e conferma i gol e gli assist, rispettivamente 4 e 1. 30 presenze nella stagione 21-22 con un gol e un assist. 22-23, 24 presenze con un solo gol. E poi diciamo che arriva la stagione, chiamiamola della consacrazione o comunque la stagione migliore della sua carriera, 23-24 con Ten Hag, 32 presenze, 7 gol, un assist e diventa un perno fondamentale della squadra appunto di Ten Hag. Ora, da questi numeri capiamo appunto che lui è un centrocampista che ha i gol nelle gambe, perché lo scorso anno 7 gol, fa 4 gol nella stagione 2021, nella stagione 19-20. Teniamo sempre presente, ragazzi, anche i vari allenatori che ha avuto. Con Ten Hag, se ha fatto 7 gol, vuol dire che veniva molto sollecitato in fase offensiva. Magari nelle stagioni dove ha fatto un gol, veniva sollecitato più in fase difensiva. Quindi
Teniamo conto anche degli allenatori e del ruolo che ha avuto McTominay in queste stagioni, però in generale siamo di fronte a un calciatore che ha più gol che assist nelle gambe, ecco, è più un finalizzatore. Occhio anche ai cartellini, 28 gialli in 178 presenze solo in campionato, quindi è un giocatore che il falletto, il cartellino ogni tanto lo prende. McTominay inoltre è un giocatore con discreta esperienza internazionale. Lui in totale ha giocato 42 partite in coppe tra Champions League e Europa League. Dal punto di vista realizzativo, 3 gol e 2 assist in 42 presenze, quindi in questo caso la media diciamo che cala. In generale, tenendo conto di tutte le competizioni, McTominay ha giocato 285 presenze condite con 32 gol, 8 assist e 47 cartellini gialli. Qui vi ho messo una panoramica. Come potete vedere dalla sinistra, lui ha veramente giocato in quasi tutti i ruoli, diciamo, centrali. Punta, seconda punta, trequartista, centrocampista, mediano e addirittura difensore. Lui gio ha giocato in carriera principalmente come mediano con 136 presenze, 13 gol e 5 assist. Ha giocato anche centrocampista centrale con 94 presenze, 13 gol e 3 assist. Poi, come terzo ruolo più, diciamo, dove ha giocato di più è stata la punta, 20 partite con 3 gol. Quindi, per giocare punta vuol dire che le caratteristiche del giocatore offensivo ce le ha. E poi, nelle situazioni di estrema emergenza, 3 da trequartista, 3 da difensore centrale, 2 da seconda punta e 1 da centrocampista di destra. A destra vedete il rendimento per competizione, tante presenze in Premier League e questo, ragazzi, secondo me già di base dovrebbe essere una garanzia perché abbiamo visto anche negli anni passati, i giocatori che arrivano dalla Premier League sono sempre uno step in avanti rispetto a chi gioca in Serie A. Guardiamo per esempio Loftus-Cheek, Tomori, lo stesso Anguissa. Anguissa è il primo anno che arriva a Napoli, fece fuoco e fiamme. Quindi in generale i calciatori che arrivano dalla Premier League sono di base sempre quasi sempre una garanzia in Serie A, perché comunque arrivano da un campionato più intenso, dove il livello è più alto rispetto alla Serie A, un campionato però anche meno tattico rispetto alla Serie A. Quindi di base dovrebbe essere una garanzia questo calciatore. In nazionale, McTominay è una garanzia, è una certezza, è un caposaldo della nazionale, 52 presenze con 9 gol. E tra parentesi, McTominay è stato il capocannoniere della Scozia durante la qualificazione agli europei. Se non sbaglio, fece 7 gol. Questa cosa quindi va a confermare quello che abbiamo detto prima. È un centrocampista che sa vedere la porta. Qui abbiamo il dettaglio dei gol. Abbiamo 14 gol col destro, 4 col sinistro, quindi sa usare anche il sinistro, ma il suo piede naturale è il destro, 9 gol di testa, quindi confermato, il fatto che lui comunque, essendo 1,91 m, è pericoloso anche sul gioco aereo. Un gol dalla distanza, potrebbe essere un giocatore che ha anche il tiro da fuori e non sarebbe male. Sui piazzati 0, non ha mai calciato rigori e non ha mai segnato su punizione, quindi non dovrebbe essere un'arma sui piazzati. Attenzione adesso perché arriviamo a un capitolo abbastanza, ecco, il punto forse debole di McTominay, perché io sinceramente non me l'aspettavo. Quando sono andato a vedere gli infortuni, un po' di preoccupazione c'è, perché ragazzi, McTominay purtroppo è un calciatore che in carriera ha avuto tanti infortuni e quelli gravi non sono pochi. Stagione scorsa, infortunio al ginocchio, 12 partite saltate. Nella stagione 22-23, due problemi fisici che gli fanno saltare rispettivamente 8 e 6 partite. 21-22, infortunio all'inguine, 6 partite saltate. Nella stagione 19-20, due infortuni al ginocchio che gli fanno saltare 19 partite. Nella stagione 18-19, una contusione e un altro infortunio al ginocchio. Questo infortunio al ginocchio, vedete com'è bello presente, com'è costante. 11 partite saltate. Attenzione, ecco, chiudo questo paragrafo con attenzione perché se andiamo a vedere la sommatoria in generale, lui tolta la stagione 2021 ha saltato sempre come minimo 10 partite. Quindi McTominay è un calciatore che non è integro. Ecco, come ho visto in precedenza, c'ha questo ginocchio che dà un po' di problemi. Quindi attenzione. Stats 23-24. Sulla destra la sua heatmap lo vediamo ovunque,
sia nella metà campo avversaria che nella metà campo difensiva. Giocatore che difende sugli angoli, visto che ha una altezza importante, non batte gli angoli, come potete vedere, perché gli angoli sono spenti. E per quanto riguarda le stats a sinistra, spiccano sicuramente le stats offensive, i gol non sul rigore, i tiri totali. Le stats sui gol sono superiori a quelle degli assist, quindi giocatore che è più finalizzatore che rifinitore, che fa l'assist per i compagni. Bene anche le stats difensive, bene i blocchi, i salvataggi, i passaggi aerei vinti. Forse nei passaggi qualcosina da migliorare, perché non è uno che fa tantissimi passaggi. La percentuale dell'82% comunque è abbastanza buona. I tocchi ovviamente sono alti in area offensiva. È un calciatore che fa appunto il movimento senza palla per ricevere i passaggi progressivi, quindi siamo nella norma. Nel complesso, queste stats ci confermano appunto che è un calciatore completo, che fa sia fase difensiva che offensiva. È inevitabile fare il confronto con Anguissa, perché ragazzi, diciamoci, cioè, McTominay è il nome che può aumentare la competizione nei confronti di Anguissa. È un nome che ha caratteristiche che Anguissa oggi non ti può dare e che non ti darà mai, perché lo sappiamo, Anguissa nel suo storico conta meno di 10 gol in tantissime presenze, quindi è inevitabile fare il confronto con Anguissa, perché sarà questa probabilmente la coppia che entra in ballottaggio. Potrebbero tranquillamente giocare anche insieme, non è detto che uno giochi al posto dell'altro. Il grafico rosa è Anguissa, mentre il grafico blu è McTominay. Anguissa eccelle in tutto tranne nella percentuale di duelli e nelle azioni difensive. Bisogna però dire una cosa: dobbiamo sempre contestualizzare la stagione, il gioco, l'allenatore, l'assetto tattico che c'è attorno a quel calciatore. Anguissa lo scorso anno ha giocato in un Napoli che è arrivato decimo, che però ha avuto allenatori, specialmente Calzona, che fanno un certo tipo di gioco. McTominay invece ha giocato nello United facendo anche meno minuti di Anguissa, ne ha giocati 800 in meno, ma ha giocato in una squadra con Ten Hag dove faceva una cosa precisa, cioè andare, diciamo, era la mezzala di inserimento, il giocatore che appunto si inseriva per andare poi al tiro. Quindi sono due calciatori che hanno caratteristiche diverse e che hanno un ruolo nelle rispettive squadre che è diverso. Questo non vuol dire che McTominay è inferiore ad Anguissa solo perché il grafico lo dice. Va preso in considerazione la stagione, il modo di giocare e le caratteristiche dei due calciatori. Poi vi ho messo qui la heatmap, e diciamo che è abbastanza simile, solo che Anguissa ha molta più concentrazione sulla zona del centro-destra. McTominay invece è un po' più mobile, diciamo, non ha una zona specifica del campo preferita, ok? Quindi se immaginiamo per esempio un centrocampo a 3, potremmo magari vedere un Anguissa sul centro-destra, un McTominay sul centro-sinistra e al centro un Lobotka. E qui mi aggancio alla la situazione tattica. Perché? Perché se noi teniamo in considerazione il 3-4-3, allora McTominay inevitabilmente giocherà, io penso, nei due di centrocampo vicino allo Lobotka. In questo modo avresti una coppia comunque con delle caratteristiche, uno di regia, di pulizia dei palloni come esempio Lobotka, mentre McTominay può essere appunto quel mediano che nel gioco di Conte storicamente c'è sempre stato, no? Quel mediano che fa la doppia fase ma che partecipa alla fase offensiva e che ti porta quei gol. McTominay, ragazzi, ti porta gol in un reparto che oggi di gol li vediamo proprio col contagocce. Quindi se teniamo in considerazione il 3-4-3, ballottaggio secondo me con Anguissa, ma io penso che il ballottaggio appunto lo vincerà McTominay, perché ha delle caratteristiche che sono fondamentali nel 3-4-3 di Conte. Però come ho detto prima, McTominay potrebbe anche giocare insieme ad Anguissa e andare a formare un centrocampo a 3, quindi un 3-5-2 con Lobotka vertice basso, Anguissa mezzala destra, McTominay che fa la mezzala di inserimento. Io qua ho scritto mezzala alla Zielinski, ma Zielinski inteso come interpretazione del ruolo, quindi la mezzala che si occupa principalmente di inserirsi, di fare la fase offensiva. Ma McTominay non ha le qualità di Zielinski, non ha il pide di Zielinski. Nel 3-5-2 potrebbe fare la mezzala di inserimento, perché comunque abbiamo visto prima, passato da attaccante, quindi l'inserimento senza palla ce l'ha, i tempi di inserimento dell'attaccante ce l'ha,
il tiro ce l'ha, quindi potrebbe fare quella mezzala nel centrocampo a tre che pensa a inserirsi, quindi potremmo vedere anche un 3-5-2 con sia McTominay che Anguissa. Io poi in alternativa ho messo anche un 3-4-2-1 dove McTominay va a fare il trequartista, potrebbe essere magari un'opzione in quelle partite dove ti serve un po' più di equilibrio, che ne so, vai a giocare a San Siro contro l'Inter per esempio, potresti magari pensare a un McTominay trequartista insieme ad Anguissa e Lobotka in mediana per dare un po' più di copertura, un po' più di equilibrio, potrebbe essere un'idea secondo me. Così come potrebbe essere un'idea anche vederlo in difesa, perché abbiamo visto prima McTominay nella Scozia ha giocato anche difensore centrale. Quindi ragazzi, per concludere, McTominay è un calciatore totale, completo, ti dà tantissima versatilità, quindi Conte sicuramente non avrà problemi a trovargli dello spazio. Poi per me ragazzi McTominay è quel calciatore che aumenterà la competizione al centrocampo, specialmente nei confronti di Anguissa. Secondo me Anguissa ora con McTominay si allenerà diversamente, ecco, dal passato, perché secondo me Anguissa in questi anni ha avuto sempre quella certezza del io sono il titolarissimo, giocherò sempre, non c'ho nessuno che mi può rubare il posto. Secondo me questa cosa con l'arrivo di McTominay cambierà e magari potremo vedere un Anguissa migliore, un Anguissa diverso. McTominay è il centrocampista che ci serviva, è un acquisto per quanto mi riguarda assolutamente promosso. Per quanto riguarda il mercato, cosa manca? Manca l'esterno destro. Ora faccio giusto una piccola parentesi sull'esterno destro. Dovrebbe essere Dedic il nome, però nelle ultime ore si è fatto un nuovo nome del Francoforte, che se non sbaglio si chiama Edimbe. Scusatemi se non ricordo precisamente il nome, però è uscito fuori questo nuovo giocatore del Francoforte che pare abbia chiesto la cessione. Si parla di un prestito con diritto di riscatto, quindi evidentemente se stanno andando su questo nome è perché forse Dedic costa troppo e non hanno trovato la quadra. Fatto sta che si è fatto quel nome, quindi manca l'esterno destro, mancano le cessioni. Gaetano al Cagliari pare che si sia definitivamente sbloccato, prestito con obbligo a 6 milioni. Floruscio ancora non si sa niente ancora di Ngonghe. Quindi ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, fatemi sapere se per voi McTominay è un colpo, diciamo un colpo che il Napoli doveva fare, un colpo che per voi è promosso oppure bocciato. Ditemi un po' il vostro parere sul calciatore, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo domani con una sorta di pre-Napoli-Parma, perché oggi giovedì parlava Conte, però ho deciso di dare spazio a McTominay. La conferenza di Conte magari ne parliamo con calma domani, e quindi niente, noi ci vediamo domani e sempre e comunque Forza Napoli, ciao!